Cari figli, vi invito ad essere una preghiera per tutti coloro che non pregano. Testimoniate, figli, con la vostra vita la gioia di essere miei. E Dio risponderà alle vostre preghiere e darà la pace in questo mondo inquieto, dove regna l'arroganza e l'egoismo. Figli, siate generosi e dite quanto è bello il mio amore con amore, affinché tutti coloro che non credono sentano che siete miei, e pregate il mio cuore immacolato. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Ringraziamo la Madonna per questo meraviglioso messaggio. Credo che sia una lettura più che chiara di ciò che sta accadendo oggi. L'ultima frase del messaggio dice: pregate il mio cuore immacolato. Io credo che questa sia una benedizione per l'iniziativa che abbiamo proposto ancora qualche tempo fa di combattere la crociata di preghiera con la novena di Maria che scioglie i nodi per il trionfo del cuore immacolato di Maria. Metterò il link del video, che così potete trovarlo, e per ogni spiegazione che avevamo dato a tempo debito. Se avete bisogno del testo, vi ricordo la mail, potete scrivermi a matitadelcuore@gmail.com. Penso di poter dire di vivere, di aver vissuto nella giornata di ieri in modo particolare quella frase di siate generosi e dite quanto è bello il mio amore con amore, affinché tutti coloro che non credono sentano che siete miei. Infatti ieri ci siamo potuti trovare nelle piazze, ma come avevo detto, a modo nostro. Ci siamo trovati a pregare il rosario. Tanti di voi pian piano mi state mandando la testimonianza di come avete vissuto il momento di preghiera. Per quanto mi riguarda, io e la mia famiglia siamo andati in Piazza Bra, a Verona, nella città dove abitiamo, e sinceramente non mi sarei mai aspettata una risposta così bella. Sguardi limpidi, sorridenti, con la sola voglia di stare insieme e pregare, dire, affermare che siamo di Dio, che siamo figli di Maria e che attraverso di lei possiamo veramente compiere miracoli, possiamo essere quei 5 pani e 2 pesci del Vangelo che poi il Signore provvederà a moltiplicare. Ieri, mentre pregavamo, passavano i turisti dietro di noi e non passavano indifferenti. Qualcuno si faceva il segno di croce, qualcuno pregava l'Ave Maria. È stato un momento veramente molto bello che si è concluso con un canto meraviglioso, Madonna Nera, che si è alzato in cielo come uno stormo, come una nuvola. E in quel momento cielo e terra si sono incontrati. Io ringrazio veramente di cuore tutte le persone che hanno partecipato, sia attivamente andando nelle piazze, per tutti quelli che sono andati a messa, per tutti quelli che hanno pregato il rosario da casa, tutti gli ammalati che hanno offerto la loro sofferenza. Ringrazio per tutti quelli che hanno fatto un'ora di adorazione. Siete stati preziosissimi, perché questo è servito perché il Signore sentisse la nostra voce, perché gli altri tutti intorno sentissero la nostra voce e soprattutto perché andasse tutto bene nelle manifestazioni, che non ci fosse nessun problema e nessun tafferuglio. Quindi ringraziamo Dio per tutto questo e ancora una volta che il Signore benedica le nostre vite. Io vi saluto e vi abbraccio, la vostra piccola Matita del Cuore.